Qua è giovedì 11 luglio. Le notizie del TG Ora. È il Acerno, in provincia di Salerno, il sovrintendente di polizia Mario Vece, in servizio al nucleo artificieri della questura di Firenze, rimasto ferito nell'esplosione dell'ordigno nei pressi di una libreria riconducibile al movimento Casa Pound a Firenze. L'intervento della sua squadra era stato richiesto dalla Digos dopo che una pattuglia aveva notato un involucro sospetto presso la saracinesca di un negozio in via Da Vinci. Il sottufficiale 39enne ha perso una mano ed un occhio ed è gravemente danneggiato. Inizialmente ricoverato all'ospedale Careggi, è stato poi trasferito al CTO di Firenze, dove ha subito un intervento delicatissimo chirurgico. Ad Acerno, dove vivono i genitori ed altri familiari, la notizia dell'incidente capitato a Mario Vece, che vive in Toscana con moglie e figli, si è diffusa tra la costernazione e la preoccupazione dell'intera comunità. La famiglia è molto conosciuta e stimata da Cerno ed anche il fratello di Mario è poliziotto e presta servizio a Milano, mentre il sottufficiale, ferito da poco, era stato trasferito da Pisa a Firenze e sin da subito è stato apprezzato dai colleghi per la sua professionalità ed umanità, oltre che disponibilità d'animo. Un altro caso di meningite da meningococco registrato ai danni di una bambina di 16 mesi che è stata trasferita alla vigilia di Capodanno dalla rianimazione del Santo Bono al Cotugno. La bambina fortunatamente è fuori pericolo. Dopo la terapia antibiotica ed un protocollo rianimativo ormai collaudato, la piccola sarà dimessa. Il meningococco, in particolare il sierotipo C, è il più temibile dei germi che causano la meningite. Si tratta del ceppo che ha registrato una anomala mortalità proprio in Toscana. IVA ed IRES non dichiarati e non versati per circa 700.000 euro. È stata questa la scoperta nel corso di accurate indagini svolte dal gruppo della Guardia di Finanza di Pozzuoli nei confronti di una società dell'area Flegrea che opera nel settore della commercializzazione di materiali di costruzione. Una semplice verifica delle fiamme gialle che ha condotto alla scoperta di una vera e propria evasione fiscale. Due le persone denunciate, pignorate 700.000 euro, che è stata poi la somma rinvenuta su alcuni conti correnti intestati al reale amministratore di fatto della società. Nasce sotto una cattiva luce il nuovo anno nell'Interland di Napoli Nord. Bande di ladri nella notte di San Silvestro hanno piazzato 3 colpi mentre infuriavano i fuochi d'artificio. Colpito il megastore Euronics nel parco commerciale Le Porte di Napoli ad Afragola, dove sono stati razziati smartphone, tablet e rubate computer portatili, ma anche in municipio a Casalatore, dove sono state rubate 2.000 carte d'identità e 1.000 euro in contanti. A Casandrino è stato invece assaltato il postamat dell'ufficio postale in via Falcone e Borsellino. In quest'ultimo caso la cassaforte del bancomat delle Poste ha resistito a vari tentativi di scasso, facendo fallire il colpo. Allora i malviventi hanno messo a soqquadro l'ufficio, portandosi via qualche monitor ed una stampante. 6 uomini e 2 donne sono finiti in manette, arrestati dai carabinieri a Poggiomarino. Si sono resi protagonisti la notte di Capodanno di una maxi rissa avvenuta in via San Francesco. L'intervento dei militari non è stato facile. Uomini e donne si fronteggiavano usando anche coltelli, spranghe e pale da muratore. Tutto sarebbe nato per futili motivi, a quanto pare anche dopo aver abusato di alcol dai protagonisti. Gli arrestati tra i 47 e i 24 anni sono tutti cittadini dell'est Europa. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Come vi posso vedere al prossimo contatto? Allora, circa più tardi. Stacco.